Benvenuti amici, io sono Pimpo. Oggi siamo su Way of Retribution, ovvero un Dark Souls per Android, ragazzi. Purtroppo non abbiamo l'italiano, ci sono 9 lingue tranne che l'italiano. L'italiano è sempre snobbato da tutti, grande così. Quindi andiamo, forza play. Si può giocare offline, ma si può anche collegare l'account, quindi per salvare i progressi di gioco. Allora, che cosa scegliamo? Ovviamente dobbiamo sceglierci la classe. Quindi cavaliere, clerico, mago, warlock, warrior. Vorrei il piromante. Abbiamo invece solo il mago, il clerico, il ladro, il cavaliere, il warlock e il guerriero. Questo è sempre il cavaliere Soleil. Vabbè, ci prendiamo il classico cavaliere o ci prendiamo il cavaliere Soleil? Ce lo prendiamo donna e ogni volta in persona uomini facciamo una donna guerriera. Una donna show helmet. Ecco, guarda quanto è figa. Cavaliere, vabbè, abbiamo qua le caratteristiche di ogni personaggio. Io prenderei o la donna cavaliere o la donna guerriera. Facciamo la donna cavaliere con spada e scudo, forza, facciamolo. Allora, questo volto già mi va bene così, anche questa, volendo. Vabbè, prima, forza, altrimenti qua non inizio più a giocare. Complete, perfetto. Come si chiama? La chiamiamo Rinoa, forse. Vediamo quanto è simile effettivamente a Dark Souls, nel senso è difficile come Dark Souls oppure l'ambientazione è quella che richiama Dark Souls. Adesso vediamo se carica. Eccoci qua. Doppio clic sullo schermo per fare la supercorsa. Via. Che corri un po' strana. Corri un po' strana, tizia. Vabbè. Posso ruotarmi? Ovviamente sì. Hide and never showing. Allora, chi è che chatta lì? Posso prendermi la tua anima? Clicco un icon pick up. Ok, ti pick up. Take items, open inventory. Select the first item received. Ok, ho trovato una bottiglia della vita. Seleziona la pozione. La mettiamo qua, eventualmente qualcuno mi colpisca. E questa che cos'è? Bottiglia di mana. Ok, ripristiniamo un po' di mana. Questa è la verdurina. Healing grass, ok, la mettiamo qua. E questo, il mantello strano. Equipaggiamo il mantello strano. Guarda quanto è figo il mantello strano. Allora, conferma, sì. A posto, possiamo chiudere. Vabbè, guarda quanto sono bella col mantello strano. Allora, come si combatte? Ancora mi devi mostrare questa cosa. Levati dalle scatole. Come combattiamo qua? Clicchiamo a caso. Vabbè, quando abbiamo il lock possiamo... Mi aveva detto come pararmi. Così, aspetta che mi paro. Locca. Aspetta che mi paro. Qual era lo scudo? Posso alzarlo lo scudo? Ma aveva detto di pararmi. Ma mi lagga. È normale che mi lagghi? Crepa testa di namorcello. Crepa. Ok. Nuovo livello. Abbiamo ottenuto dei punti. Quindi apriamo qua la finestra. Assegniamo dei punti. A cosa però? Aumentiamo la forza. Forza e stamina. Forza. Conferma. Grande così. Forza. Continuiamo. Io ricevi qua. Che cos'è? La verdurina. Take items, ok. Lo scudo, come lo utilizzo lo scudo io? Solo così? Ma posso eventualmente equipaggiarlo, tenere inserito lo scudo per pararmi, no? Proseguiamo, forza, proseguiamo per la nostra avventura. Ah, questo sto tornando indietro però. Là che c'è? C'è qualcosa per te. Cos'è? Vomito? Qualcuno ha vomitato nella mia stanza. E meno male che me ne sto andando. Allora, dove andiamo? Dove andiamo? Si possono rompere le casse? Via. Via. Non si rompe. Meglio così. Vabbè, procediamo. Allora, io vado di qua. Una chest. Apriamo la chest. Che mi date? La verdurina. Tre verdurine. Tre take it. Perfetto. Andiamo dove? Da qua? Da qua mi suicido. Posso saltare eventualmente? Non cadiamo, per favore. Già ci basta. Stavo scavalcando. Bastiamo su Dark Souls e le cadute sono infami. Allora, qua è tutto chiuso. Che faccio? Procedo da lì. Perfetto. Perché non si distruggono le casse? Voglio distruggere le casse e le botti. Niente, proprio cementate. Vabbè, procediamo da qua. C'è nessuno qua? C'è niente? C'è un nemico. Brutto pure. Ovviamente in questo gioco ci sono anche i boss, ragazzi. Allora, abbiamo bloccato. Ma io posso pararmi? Questo che serve? Sul giro lo scudo e crepa con lo scudo. Crepa. Possibile che questo sia il perdi? Non lo so. Possibile? Non me lo fa fare più addirittura. Vabbè, andiamo avanti. Non potevate farlo semplicemente compatibile con un controller? Che forse era meglio. Dico, vabbè, dettagli. Allora, c'è nessuno qua che mi crepo tutti.
vi crepo tutti, casse che appaiono così all'improvviso, però ci sta, nemico, eccolo, pariamolo, e crepa, e crepa, e crepa, e crepa, e colpo, non me lo fa più, non mi fa più il colpo di scudo, il Perry. Ricevi la verdurina, direi di utilizzarla una verdurina, va, che sono un po' crepato, perfetto, andiamo avanti. Là non si distrugge niente, là non c'è niente, qua non c'è niente, almeno non vedo niente. Ci sono casse in giro, nascoste, varie ed eventuali, non ne vedo. Quindi procediamo, procediamo per la nostra strada. Qua c'è niente, qua vorrei arrivare al primo boss almeno. Sempre se effettivamente non sono troppo lontani. Ciao tizio, sei armato di scudo pure tu, vero? Adesso ti distruggo, ti faccio il Perry, ti faccio un Perry. E non mi fa più il Perry. O quello che doveva essere un Perry, non lo so. Colpisci? Io mi paro con lo scudo. Anche tu c'hai uno scudo. Però l'abbiamo qua. Non mi colpire che ti distruggo anima. Ok, dammi qua. Abbiamo una pietruzza blu. Sono molto descrittivo con gli oggetti, veramente. Abbiamo due punti. Resistenza. Un punto alla resistenza e un punto alla forza. Ok, ma vorrei capire, le armi scalano con qualche attributo come su Dark Souls? Vediamo, io ho un'arma qua. Attacco fisico 6, abbiamo la Rusted Gladius. Attacco fisico 6, attacco magico 1, disbalance 50. Sì, effettivamente ci sono le caratteristiche con cui possono scalare le armi, ma questa nello specifico non scala con niente. Che bell'arma che mi avete dato, veramente. Quindi, non lo so. Non abbiamo niente. Non abbiamo niente. Vabbè, l'equipaggiamento che abbiamo non scala con niente, quindi chi se ne frega. Andiamo avanti, forza. C'è nessuno da queste parti? Lì c'è una chest. Aspetta, vediamo se c'è qualcuno. Andiamo ad aprirci. No, ci sono tante chest, però queste sono solo sceniche. Come siete veramente delle persone umane. Allora, andiamo avanti, va. C'è niente qua? Qualche nemico che mi fa l'agguato? No. Qua niente. Qua? No. Io vedo chest ovunque. Ecco, siamo usciti. Prendiamo una boccata d'aria, perché qua c'è troppa gente. Apriamoci la chest, forse. Datemi qualcosa di bello. Che mi date? Qualche spada? Cos'è? Take items. Io prendo tutto, ma non capisco cosa ricevo. Pezzo di metallo. Serve per potenziarci qualcosa, allora. Le armi, ovviamente. Allora, c'è un tizio qua. Tizio? Ti distruggo, vieni qua. Faccio il Perry. Posso farlo? Non mi fa più il Perry, non so perché. Poco fa lo fa. Para, 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 che questo ti distrugge. Non rompere crepa. Non rompere crepa. Perfetto. Va bene, va bene. Vedi, diamo un'occhiata. Da lì c'è un altro tizio. Da lì si scende. Direi di andare ad uccidere l'altro tizio. Qua si scende pure. La nebbia. Siamo al boss allora. Siamo al primo boss del gioco. Intanto uccidiamo questo. Vieni qua. Vieni qua perché ti distruggo la vita. Para, para. Ok. Tre colpetti. Perfetto. È un po' lag effettivamente. Un po' da ottimizzare questo gioco. Però molto molto carino. Che fa, mi curo prima? Lì c'è una fiammella. Sarebbe il falò di Dark Souls? La fiammella. Ok, riposa e get the blessing of the shrine. Riposa, riposa. Perfetto, adesso siamo splendenti come una rosa. Quindi se crepiamo, eventualmente rispawniamo qua. Buono, buono, perché adesso c'è il boss. Che ricevo qua? Che mi date? Aspetta un attimo che dobbiamo vedere cos'è. Incrementa temporaneamente il potere d'attacco. Questo mi piace. Seleziona, va. Lo mettiamo al posto di questo. Adesso lo utilizzerò, ovviamente. Siamo contro il boss. Allora, ragazzi, entriamo nella nostra prima nebbia. Affrontiamo il nostro primo boss. È quello il boss? Me lo immaginavo più grosso. Sì, però dovete lasciarmi spazio. Poi incrementiamo qua il potere d'attacco. Via. Non ti fare colpire, ramoscello. Posso fare Perry. Go back. Aspetta, fammi vedere però. Che è successo? È scomparso. No. No. Dov'è? No. Blackguard. Dov'è? Ma non si vede. È scomparso tra la nebbia. Ah,
Uno più grosso, uno più. Mamma mia, quanto è grosso qua. Posso fare il Perry? Non faccio più il Perry. No, non ti fare picchiare, tizio. Anzi, mi aspettavo che facessero un po' più di danno i boss. Perché non posso fare più il Perry? No, via, 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 via. Mi sta massacrando. Mangiamo la verdurina. Piano, piano. Ma il Perry deve caricare. Non ho capito come funziona con lo scudo blu. No, no, non te ne va. Mamma mia che difficile. Mi sta massacrando. Scappa, scappa, scappa. Perché ogni tanto non mi funziona più il joystick. Ma lui colpisce. Posso fare la rotolata eventualmente? Ecco, la rotolata. Alla schiena, colpisce al. Perché ogni tanto non mi funziona più? Mi sta massacrando senza possibilità di fare niente, perché non mi si muove il personaggio. Allora, aspetta, veloce. Ok, via. Niente, praticamente schivo quando lui attacca. Vabbè, insieme di rotolate a caso. Dai che lo stiamo ammazzando. Crepalo, crepalo, crepalo. E via. E via. E via. Scudo alzato. Scudo alzato. E via. La rotolata però falla verso di lui. Alleluia. Perfetto. Abbiamo sconfitto il primo boss, ragazzi. Vediamo che mi dà. Uno scudo. Tech items. Vediamo se è più potente del mio, ma credo di sì. Intanto aumentiamo qua. Fammi vedere il suo scudo prima, però. Difesa fisica 8. Il quello mio fa schifo. No. Pure 8. Che mi date le stesse cose? Wooden shield contro lo shield of war. Mettiamo questo. Blocca 50 danni e 40 li assorbe, mentre quello lì è 35-35. E quindi equipaggiamo questo, va, forza. Allora, andando dritta abbiamo la main quest, mentre quelle spade che puntano in alto praticamente sono le side quest. Vabbè, procediamo, forza. Il gioco è bello, ragazzi, mi piace, anche se effettivamente c'è qualche bug di movimento e di impuntamento del personaggio. Però, se amico o nemico, rivelati al mio cospetto. Intanto mi prendo la cesta. Fammi vedere che c'è in questa cesta. Una spada più grossa non la potete dare, per favore? E invece no, un anello. Aspetta un attimo e vediamo l'anello. Danno magico 9. Dove lo mettiamo? Allo slot 2. Ok, anello equipaggiato. HP più 7, MP più 6. Possiamo potenziarci ulteriormente il personaggio? Forza e vita. Aumentiamo la vita perché qua mi trovo veramente in difficoltà con i boss. I boss sono forti. Sei amico o nemico? Amico, mi sa. Ok, parliamoci. Lori, vai al rifugio dei maledetti attraverso le fiamme del tempo. Incontrami in un posto più sicuro. Ma se lo dici tu. Rifugio, andiamo a rifugio. Trova le fiamme del tempio. Che saranno da queste parti, presumo, no? Il tempio è qua, mi butto da qua, prendo la scorciatoia. Ok, abbiamo trovato un... Sto bruciando praticamente tra le fiamme dell'inferno. Va bene, ci riposiamo. Quindi ragazzi, gioco fighissimo. Mi raccomando, lasciate like se volete che procediamo con questo gioco, perché effettivamente mi ricorda molto Dark Souls e quindi mi intriga parecchio. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Super Mario 3D All Stars. Abbiamo fatto resuscitare l'hotel. Adesso vediamo. Ciao. Che è successo? Ancora problemi? Ve l'ho risolta la manta. Com'è che ancora avete problemi?